Allora, buon pomeriggio, grazie per essere qui, grazie alla Galleria Nazionale per l'ospitalità, alla direttrice Cristiana Collu. Oggi è uscito Il mito della bellezza, la nuova edizione italiana di questo classico, possiamo dire, di Naomi Wolf, che con Edizioni Clone abbiamo deciso di ripubblicare qualche anno fa in realtà. Abbiamo pensato di farlo, però come ho detto, in queste settimane non è stato semplicissimo. Questa è una delle cose che poi nel lavoro editoriale si conosce meno all'esterno, quindi quanto a volte le case editrici vogliono pubblicare dei libri, però per farlo bene incontrano delle difficoltà, per esempio il fatto di riuscire ad ottenere i diritti, che è anche la ragione per cui a volte appunto altri libri che si vorrebbero riportare e ripubblicare rimangono fuori catalogo o inediti. In questo caso invece, come dire, la ricerca è andata a buon fine e quello che è accaduto è che appunto si è lavorato a questa nuova edizione del mito della bellezza. Chi di voi l'ha già letto? Chi l'ha letto in inglese? Poche persone. Perché quello che è accaduto in questi anni è che da quando è andato fuori commercio, tante persone come me l'hanno cercato usato e sono riuscita a trovarlo, sono poche, molto poche le copie, e tante altre l'hanno letto in inglese in un'edizione ridotta di meno di 100 pagine. Quello che è uscito adesso è l'edizione integrale. Tra l'altro è stato fatto tutto il lavoro editoriale, tu Jennifer hai anche cercato le varie edizioni perché poi il libro è cambiato nel corso degli anni, sono aggiunte delle parti, ne sono sparite altre, quindi c'è stato anche questo lavoro un po' di ricapitolazione delle varie edizioni. Quindi finalmente è uscito, è un libro cardine in qualche modo, soprattutto degli ultimi 30 anni del femminismo, perché ha aperto uno squarcio importante, secondo me, sia nell'opinione pubblica, nel dibattito, nella consapevolezza delle persone che l'hanno letto, un po' come era accaduto negli anni 60 con la mistica della femminilità, ma anche in ambito accademico, perché grazie a questo libro, anche grazie a questo libro, diciamo, ha facilitato una serie di studi, di ricerche importanti proprio sull'effetto che gli stereotipi, i modelli di bellezza hanno sulla vita delle persone. Un po' di tempo fa, diciamo quasi un anno fa forse, abbiamo pensato appunto di coinvolgere Jennifer Guerra nella cura di questo libro, proprio perché quando secondo me escono, già quando in qualche caso quando esce la prima edizione in Italia di un libro con una sua complessità è importante che poi ci sia qualcuno che magari possa anche accompagnare nella lettura. Per esempio in un libro che è uscito poche settimane fa abbiamo chiesto a Nadisha Yangoda di scrivere una prefazione e di curare questo libro che si chiama Lacrime bianche, ferite scure. In questo caso anche qui ci sembrava importante avere un certo sguardo, sia per un senso di continuità, quindi qualcuno che si occupa degli stessi temi in un contesto italiano e ha studiato anche quello che è successo dopo la scrittura del mito della bellezza, sia per, come dire, fare attenzione a come sono cambiate le sensibilità, perché già nella mistica della femminilità ci sono una serie di questioni che negli anni 60 erano completamente, come dire, non viste, ignorate, e quindi è già un libro che ha tanti lati oscuri. In questo ne ha meno, perché è comunque un libro degli anni 90, però c'erano alcune questioni che era il caso di chiarire, e quindi appunto abbiamo chiesto a Jennifer Guerra di lavorare con me come dire, in qualche modo ad accompagnare le persone dentro il libro e a chiarire alcuni passaggi. Quindi volevo chiederti, in realtà te l'ho già chiesto un sacco di volte, una diretta, però te lo chiedo anche qui. Tra l'altro avevamo detto di non fare una presentazione lunghissima perché ci piacerebbe dare più spazio del solito alle domande. Quando hai incontrato questo libro e che cosa ha rappresentato per te? Sì, allora innanzitutto buonasera e grazie insomma,
i ringraziamenti soliti, però dovuti. Allora, anche io sono stata una delle tante che ha cercato il PDF del mito della bellezza in inglese, lo possiamo dire, mi spiace, però effettivamente era diventato un libro introvabile, un libro, uno dei tanti purtroppo classici del femminismo che in Italia, soprattutto in italiano, si fanno fatica a trovare, e molti altri che secondo me non sono stati neanche tradotti, nonostante siano insomma, annoverati tra i classici. Il mito della bellezza per me è stata una lettura fondamentale perché, soprattutto quando ho scritto Il corpo elettrico, era uno di quei punti di riferimento imprescindibili. Però devo dire che curando questa edizione mi sono resa conto di con quanta superficialità io la prima volta avessi approcciato questo testo, perché è anche la mia prima esperienza di curatela editoriale, quindi non avevo idea di che cosa significa curare un libro, rivedere appunto la traduzione, scrivere delle note e fare tutto il lavoro che sta dietro appunto a una nuova edizione di un libro che è fermo da 30 anni, perché noi abbiamo solo un'edizione italiana e tra l'altro il libro, come diceva Maura, è cambiato anche nella versione originale, perché l'autrice ha aggiunto dei paragrafi, ha tolto delle cose, ha modificato dei dati, quindi anche questo lavoro un po' minuzioso di ricerca, cioè io appunto per fare questo lavoro ho dovuto leggere questo testo almeno 4-5 volte. Di solito, non so Maura come lavora, però raramente insomma mi capita di leggere dall'inizio alla fine un libro per così tante volte di seguito. Quindi diciamo è stata un'esperienza molto arricchente proprio perché questa cura è la parola migliore per indicare il processo editoriale che si fa in questi casi, mi ha permesso di soffermarmi molto su ogni aspetto del libro. E come già dicevo durante la diretta, secondo me è un libro che si presta a molte letture, perché è forse un po' una cosa cliché da dire sui libri, però la mia impressione, avendolo letto tante volte, è proprio questa, cioè c'è un livello base che è quello di una lettura anche molto piacevole, molto scorrevole, poi Naomi Wolf ha una penna molto forte, molto decisa, quindi è un libro che si lascia leggere volentieri. Ma ci sono tanti piccoli dettagli disseminati nel testo, magari anche di una riga soltanto, che però ti aprono questi squarci intellettuali e ci ritorni a pensare, perché è un libro che conserva una grandissima attualità. E poi c'è un altro aspetto che quando l'ho letto la prima volta forse non ho colto così a fondo. In questi mesi io mi sto molto occupando di che cosa è successo al femminismo in quegli anni, tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 2000, che di solito è un periodo un po' bistrattato, cioè si ha questa impressione che insomma, questa terza ondata, soprattutto poi nel nostro paese, non è poi così arrivata o è meno importante di altre. E questo libro che è uscito un attimo prima dell'esplosione della terza ondata e che si chiude proprio con un augurio che arrivi una nuova ondata del femminismo, ecco, tutto il contesto storico, i temi che mette, che anticipa questo libro, perché in questo periodo di apparente minore importanza e rilevanza del femminismo, il tema del corpo assume, cioè arriva forse al suo apice di discussione in tutti gli aspetti estetici. La questione dell'identità di genere, cioè tantissimi, tantissimi aspetti che sono presenti in questo libro, che è veramente anticipatorio. Proprio 2 anni dopo esplode tutto quello che lei mette a tema. Quindi, questa cosa, quando l'ho letto la prima volta, non avevo questo grado di consapevolezza storica, diciamo, e quindi fare il lavoro di curatela è stato bello anche per questo, perché mi ha permesso di capire e di contestualizzare l'importanza di questo libro per tutti i decenni a venire, in fondo. Quello che io mi sono chiesta molto, cioè, è
ero estremamente convinta di voler ripubblicare questo libro, però il grande interrogativo era: sì, so che interessa molte persone, che tante persone lo cercano, però è ancora attuale? E purtroppo sì, quindi questo appunto, come dicevi, è sconfortante, perché poi il libro si chiude dicendo: ci auguriamo, cioè mi auguro che il mito della bellezza venga distrutto, si dissolva, che si possa andare verso un futuro migliore. Questo non è accaduto. E quindi ovviamente sono cambiati dei dati. Sappiamo molto di più. È incredibile, secondo me, che lei sia riuscita a vedere delle cose che ancora non c'erano ricerche scientifiche, che adesso sono dimostrate scientificamente. Poi si tratta di ricerche che vanno avanti e i dati cambiano moltissimo, quindi questo discorso sul corpo femminile vale ancora soprattutto sul corpo femminile, però certi condizionamenti adesso riguardano praticamente tutte le persone, sempre di più, soprattutto le persone più giovani. È incredibile come lei si sia accorta di tantissime cose, in riferimento proprio a tanti aspetti poi della vita quotidiana, anche solo appunto la visione di sé da fuori, la visione allocentrica del corpo, il giudicarsi, guardarsi da fuori, una serie di meccanismi che appunto ha messo molto in luce, però ovviamente ripubblicare un libro a 30 anni di distanza sembra un po' solo nostalgico. Ecco, secondo me ha due scopi fondamentali. Intanto è un libro che è ancora utilissimo, perché è un libro, è uno di quei libri per cui ti fermi un attimo, perché ti fa, è come se ti aprisse veramente con dei flash, ti apri un po' come, io non so, qui c'erano molte persone giovani, quando si giocava a campo minato sul computer molti anni fa, quando tu cliccavi su uno spazio e poi si aprivano tante caselle. Quindi fa un po' questo effetto. E quindi da un lato è un libro purtroppo ancora molto attuale, dall'altro rappresenta anche un percorso. E secondo me questa cosa è importante, perché quando si parla oggi di femminismo, davvero, chi frequentava le librerie, cercava libri di femminismo qualche anno fa, trovava veramente molto poco. Non trovava né i libri di Carla Lonzi né nei libri attuali. Oggi, e le librerie sono piene, quindi ci sono tantissimi testi a disposizione. E appunto questa cosa è stata ed è ancora una grande rivoluzione. Poi ovviamente quando una cosa diventa un filone editoriale nascono i libri gemelli, per cui non è che tutti i libri possono essere straordinari, però sono una risorsa che può essere importante. In questo scenario, secondo me, avere a disposizione dei libri che rientrano in una storia è importante, perché ti aiutano a comprendere anche come a livello collettivo ci siamo resi conto di qualcosa che era sotto i nostri occhi. E come autrici, appunto come Naomi Wolf, sono riuscite a vederle. E in qualche modo le hanno proprio intercettate. Quindi secondo me ha una valenza veramente anche storica da questo punto di vista. Sembra strano parlare di valenza storica per un libro degli anni 90, quindi dell'altro ieri, però effettivamente rappresenta appunto un passaggio importante. E quindi secondo me è importante anche nel proprio percorso personale leggere i libri che escono adesso, ma anche cercare di capire che cosa è successo prima, perché appunto come dicevi, i libri che si scrivono adesso non sarebbero stati possibili senza quelli precedenti, perché come in qualche modo una consapevolezza che si stratifica anche da un certo punto di vista. E per me è incredibile che Naomi Wolf sia riuscita a scrivere il mito della bellezza senza avere il mito della bellezza come esempio, in qualche modo anche come guida. Quindi fa un po' lo stesso effetto, sì, della mistica della femminilità, del secondo sesso, libri diversissimi, perché la mistica della femminilità si basa soprattutto su una ricerca, su delle interviste. Il secondo sesso è come dire, un'enciclopedia, e però in qualche modo rappresentano dei tasselli importanti. Anche nel femminismo italiano abbiamo avuto tanti testi, alcuni dei quali ancora sono fuori commercio, difficili da trovare, che sono secondo me importanti da recuperare. Quindi secondo me ha questo tipo di valenza e rientra proprio, è importante nel percorso di formazione, che è poi la ragione per cui appunto ho pensato a te, proprio perché parli e sei estremamente interessata anche a quello che è accaduto prima. Quindi volevo chiederti, non so se è una domanda strana o difficile, quindi te ne faccio due insieme.
Uno, come secondo te può rientrare nel percorso di formazione, per esempio, di una persona molto giovane oggi? Un libro così, quindi che sembra scritto qua, quando magari quella persona non era neanche nata. No, sicuramente sono una persona molto giovane. Negli anni 90 Io non ero ero. nata. Esattamente. Ma voi non avete sentito questa cosa, io ero nata. E quindi, appunto, da un lato questo, dall'altro, e così appunto poi tra un pochino lasciamo spazio alle domande. Qual è un tema, secondo te, del mito della bellezza che è particolarmente illuminante? Allora, per rispondere alla prima domanda, secondo me, c'è un po' da riflettere anche su cosa significa essere femminista, adesso non voglio fare un grande pippone filosofico, però andando avanti, io ho diciamo, avuto una palestra femminista molto radicata nella lettura dei libri, perché nel contesto da cui provengo non c'erano gruppi femministi, non conoscevo nessuna persona femminista che si dichiarasse femminista né nella mia famiglia né negli ambienti che frequentavo. Quindi la mia scoperta iniziale del femminismo è stata molto solitaria e quindi ovviamente a chi ti rivolgi a chi ha scritto e quindi a chi ti può lasciare una traccia, ti può comunicare qualcosa. E questa è una cosa che va avanti anche se adesso diciamo ho la fortuna di frequentare gruppi femministi, interagire con tante altre femministe, eccetera. Però per me la lettura dei libri di teoria femminista è fondamentale perché mi ha fatto rendere conto del fatto che fondamentalmente il femminismo è sempre lo stesso. Quello che cambia è il contesto sociale in cui agisce. Per cui se io vado anche a leggere, non so, un testo di Anna Kuliscioff, io ci trovo dell'attualità, io trovo gli stessi problemi, ovviamente trasportati in un'altra epoca storica, però esatto, cioè dagli inizi a oggi, in fondo, il femminismo è sempre questa forza, no? Che declina in maniera differente però certe cose che sono imprescindibili. E c'è sempre una connessione, ma anche nel mito della bellezza stesso, quante volte viene citata la mistica della femminilità? Viene citata spessissimo perché uno dei punti fondamentali di questo libro è che siccome appunto la mistica della femminilità, cioè i valori della domesticità, dell'essere una brava moglie, una brava casalinga, non funzionano più perché le donne non vogliono più fare quello, ma vogliono essere professioniste affermate, vogliono essere riconosciute per i loro talenti, eccetera, eccetera, allora a quel mito se ne sostituisce un altro, che è sempre una funzione di controllo sociale, per mantenere comunque le donne in uno stato di minorità, di autosorveglianza, che è appunto il mito della bellezza. Quindi c'è sempre questa connessione incredibile, almeno io nella mia esperienza di lettura dei testi femministi, cioè magari leggo un testo degli anni 70 e ci ritrovo una cosa che ho letto un mese prima in un testo di metà 800, oppure un testo che è uscito l'anno scorso. Ecco, questa connessione secondo me è diciamo importantissima, fondamentale. E poi non mi ricordo più la seconda domanda. Ah sì, l'aspetto, sì. Allora, senz'altro, secondo me il tema più importante, anche che è molto ha un grande valore storico di testimonianza storica, cioè proprio un testo che cattura perfettamente quel momento in cui le donne hanno cominciato a diventare delle professioniste. Non so se avete mai visto 9 to 5, dalle 9 alle 5, dalle 9 alle 5 orario continuato, con un film bellissimo con Dolly Parton e Jane Fonda. Ecco, quel film è uscito nell'80. E ad esempio lì parla di tre donne che lavorano in un ufficio per un capo sessista, maschilista, viscido, cioè proprio il pe peggio del peggio. È una commedia bellissima, non vi spoilerò niente, guardatelo perché io sono rimasta estasiata da quel film. Comunque, quello è un film dove le donne lavorano perché devono sopravvivere. Una è divorziata, una è povera,
l'altra, sono tra le protagoniste, l'altra non mi ricordo, è vedova, e quindi loro ovviamente devono lavorare in un ufficio di Manhattan perché non hanno altre alternative. Ecco, Naomi Wolf va oltre questo momento storico e nel 90, cioè quindi 10 anni dopo, le donne lavorano perché vogliono lavorare, perché vogliono diventare brave, vogliono diventare ricche, perché c'è anche tutto questo aspetto economico. Quindi secondo me il tema del lavoro e la connessione che Naomi Wolf fa tra la dimensione privata, personale della bellezza, della donna che si guarda allo specchio, si vede brutta e comincia a fare tutti i vari rituali per rendersi più bella e più accettabile al mondo esterno, e il modo in cui tutti questi rituali, questa religione della bellezza, come la chiama lei, diventano uno strumento per limitare il potere economico delle donne, secondo me è un'intuizione geniale, perché fino ad allora nessuna, secondo me, era riuscita a illustrare così bene questo passaggio molto subdolo. Infatti io credo che nei confronti dei discorsi sulla bellezza, vabbè, adesso siamo anche in un'epoca in cui si parla tanto e spesso a sproposito di body positivity, e quindi è un tema che è molto più complesso rispetto a quello che poteva immaginare Naomi Wolf, però c'è sempre l'impressione che la bellezza sia comunque una questione di autostima o di che riguarda il rapporto con te stessa. Invece Naomi Wolf dice no, quello è un rapporto che riguarda te e il mondo, te e la società, il modo in cui la società vuole incasellarti e vuole tenerti sotto controllo attraverso tutto questo dispendio di energie che tu potresti investire in qualcos'altro, cioè in te stessa. Quindi è un discorso un po' più complesso di quello che si può pensare quando si parla semplicemente di standard di bellezza, cioè a volte l'impressione che tutto il discorso sulla bellezza sia legato sul disagio personale. Invece Naomi Wolf mostra una dimensione sistemica e lo fa attraverso tante cose, ma attraverso l'esempio del lavoro, proprio perché quello è il momento storico perfetto per iniziare questo discorso. Sì, questo libro aiuta a capire tantissime cose, nel senso che ci sono, io sono sempre più ossessionata in realtà da quello che è accaduto dopo la prima rivoluzione industriale, perché è stato uno stravolgimento totale proprio del modo in cui le persone hanno iniziato a percepire se stesse, il tempo, la propria vita in generale, e quindi è cambiato tutto, poi con la società borghese, con dei valori borghesi che oggi sembrano così difficili da smascherare, ma che intessono proprio tutte le nostre vite, tutte le parole che usiamo. E ci sono molte riflessioni interessanti, studi interessanti su quello che è accaduto allora, ma quello che lei riesce a fare è appunto raccontarcelo in un altro modo, nel senso che rispetto a quello che è accaduto proprio alla nostra società, i cambiamenti sociali, la vetrinizzazione, il fatto che quando sono nate le vetrine abbiamo iniziato a metterci in vetrina anche noi, anche perché nella società di massa devi mostrarti, devi essere visibile, devi essere accattivante, efficiente. Ecco, quello di cui lei parla e che spesso in altri autori non c'è, perché appunto non viene tematizzato, soprattutto uomini, quindi anche grandi storici che hanno parlato di questo periodo, è proprio come tutto questo abbia toccato soprattutto la vita delle donne. Quindi sì, la grande intuizione è questa, cioè la sua tesi, che lei descrive in una maniera così netta, e tra l'altro anche caricandosi di un rischio enorme, nel senso che oggi abbiamo davvero tantissimi studi, appunto, sia nelle scienze umane che ci spiegano che cosa ci succede rispetto alla bellezza, ma negli anni 90 questi studi non c'erano, quindi rischiava, come qualcuno ha provato a fare, però non è riuscito a smontare il libro, di sostenere qualcosa che poi non riusciva a suffragare, ma è riuscita intanto a intercettare uno stato d'animo e poi effettivamente aveva ragione. Cioè, cos'è che sostiene? Che soprattutto a metà dell'Ottocento, che è un secolo, essendo un secolo meno granitico di quanto pensiamo, diciamo intorno al 1830 in particolare,
inizia la diffusione di modelli di rappresentazione, soprattutto attraverso le fotografie, che diventano modelli unici, diventano una norma che ha una diffusione enorme, anche perché tantissime persone che non avevano lavoro, andate nelle città, imparavano a fare fotografie in un pomeriggio. Quindi si moltiplicavano e tantissime persone volevano farsi fotografare. Fotografavano per esempio bambini appena nati, perché era un modo per rimanere, per appunto in qualche modo contenere un istante, era una cosa che non era mai successa prima, quindi a volte non ci si fa caso al fatto che non abbiamo foto dei nostri antenati come prima di quegli anni lì, perché non esisteva, non c'era la possibilità di farlo. Ecco, questa moltiplicazione delle fotografie da un lato a livello personale moltiplica le rappresentazioni, ma in realtà a livello commerciale, a livello economico invece chiude la fisicità umana in un unico modello possibile, che è un modello bianco che in cui i corpi sono fatti in un certo modo, in particolare i corpi femminili, anche quelli maschili, perché l'uomo deve essere longilineo, deve avere la divisa borghese, ma soprattutto la donna deve avere certi caratteri, certe caratteristiche. E quello è un secolo pieno di scienziati che in realtà non si basavano su ricerche scientifiche, ma solo su pregiudizi, che sostengono che le donne che hanno certe caratteristiche sono naturalmente delinquenti, sono viziate, sono intossicate, hanno dentro qualcosa di malvagio, niente di tanto distante da quanto si diceva durante l'Inquisizione. Eppure, qual è la differenza? Che il controllo attraverso la società di mercato, attraverso la grande distribuzione, è molto più sottile ma molto più capillare. Perché l'Inquisizione doveva andare a prendere, a cercare le donne, ma con i mezzi di comunicazione basta stampare delle riviste, diffondere delle fotografie, tappezzare le città di pubblicità. Sono altri strumenti, sono strumenti di controllo, perché appunto questa cosa accade quando le donne entrano nello spazio sociale. Quindi immaginate che finalmente puoi lavorare, puoi vivere da sola, come non accadeva da secoli. Come ci racconta Silvia Federici, nel Medioevo le donne erano più libere a volte anche di quanto siamo adesso. Quindi c'era la possibilità di entrare nello spazio sociale, di studiare, di scrivere, di lavorare, e però queste donne erano comunque un, per se stesse un agente di sovversione. E quindi andavano controllate, e il controllo è accaduto attraverso questi stereotipi. Quindi devi essere bella, devi occuparti di certe cose, sì, va bene, poi vai all'università, ma purché tu sia decorosa, purché tu ti mostri in un certo modo. E tutto questo ha attecchito, ha funzionato moltissimo, e non solo ha funzionato come controllo sociale, ha alimentato un mercato enorme, tutto il mercato della bellezza, tutto un sistema capitalistico che ancora oggi ha bisogno delle donne, perché noi spendiamo 80% di quello che viene speso in un paese, ovviamente non solo per noi, ma anche per le persone che ci circondano, di cui ci dobbiamo prendere cura. E quindi appunto io credo che siano state due le ragioni principali per cui questa cosa è accaduta e continua ad accadere oggi in una maniera spesso ancora più infida e capziosa di prima. Cioè, uno, il potere, il bisogno di avere il controllo su queste donne che iniziavano a intrufolarsi in posti in cui non erano mai state, e quindi almeno dovevano essere distratte in qualche modo, e l'altro, il denaro. Perché è la categoria femminile, il target femminile è particolarmente succosa, perché tra l'altro se fai leva sul senso di colpa e sul senso di inadeguatezza puoi vendermi qualsiasi cosa. Ed è stato fatto effettivamente così. Se pensiamo, appunto, adesso il mercato è ancora più complesso, le cose sono ancora più difficili, ma è molto chiaro oggi vedere quello che succedeva negli anni 20, 30, 40 del Novecento, in cui alle donne venivano vendute delle cose totalmente inutili, cioè poi arriviamo anche a Vanna Marchi ovviamente, ma già prima, cioè c'era già tutta una tradizione prima di prodotti che erano emulsioni normalissime, venivano venduti come miracoli. Ma chiaramente, se mi dici che ho un problema e io ho il grande bisogno di affermarmi a livello sociale, voglio capire chi sono, se mi dici che ho un problema io lo voglio risolvere e sono disposta a qualsiasi cosa. E quindi capire come tutto questo è successo, come sia bastato veramente poco per farci credere
di avere veramente un peccato addosso da doverci togliere è veramente incredibile. E Naomi Wolf è riuscita a raccontarlo e a raccontarlo sotto tanti punti di vista diversi, perché parla di violenza, parla di disturbi alimentari, parla di tanti aspetti di sessualità, ovviamente, in una maniera e con una sensibilità che appunto si percepisce in alcuni punti che è diversa rispetto a quella che generalmente abbiamo noi, anche il modo di raccontarlo è diverso, ma davvero estremamente lucida e con un intento, come dire, molto, molto puntuale. Per cui appunto poi la ragione è un po' questa, quella per cui secondo me questo libro intanto continua a essere cercato. E quindi nonostante poi ci siano tanti altri testi che parlano del tema, questo rimane comunque un libro che in qualche modo si desidera leggere perché completa il quadro e perché tutti gli altri libri poi partono in qualche modo da qui e rimane appunto, rimane veramente un libro unico, cioè un libro da cui sono partite delle riflessioni e sono partiti anche degli studi, perché tutta la teoria dell'oggettivazione che parte nel 97, tutti gli studi che appunto iniziano, che cercano di capire qual è l'effetto dei modelli di bellezza sulle persone, nascono moltissimo grazie a quello che questo libro ha suscitato. Quindi ovviamente l'hanno superato, ma non tante cose probabilmente, tanto interesse non ci sarebbe stato se non ci fosse stato questo libro. Non so se vogliamo dire qualcos'altro o vogliamo vedere se ci sono delle riflessioni, perché secondo me a questo punto potrebbe partire tipo un gruppo, un dibattito infinito. Aggiungo una cosa in più di contestualizzazione. Questo libro, appunto, tu dicevi, è stato un punto di partenza per tanti studi. E, tra l'altro fu anche oggetto di un grande dibattito quando uscì, perché Naomi Wolf è considerata sì un esponente della terza ondata, ma anche una esponente del post-femminismo, che è un po' il discorso che facevo prima, cioè no, questo momento storico in cui il femminismo sembrava aver perso la sua importanza. Anche lei lo dice sempre quando si augura che arrivi presto una terza ondata, dice ma perché, anzi la prima frase del libro è però una cosa tipo abbiamo lottato così tanti anni, adesso sembra che si sia fermato tutto, no? E appunto è stato coniato questo termine di post-femminismo per descrivere polemicamente questo momento in cui c'era questo stare un po' con i piedi in due scarpe, cioè da un lato essere trattare dei temi del femminismo o anche appropriarsi di un potere che era stato conquistato grazie al femminismo per lanciare messaggi antifemministi. E ad esempio Naomi Wolf era accusata di essere una di queste persone perché si occupava proprio del corpo e l'idea che appunto lei avesse dato così tanta importanza alla dimensione estetica era visto un po' come una sconfitta rispetto a altre dimensioni più importanti, più urgenti. Io ho letto di recente questo articolo del Time, che vabbè, diciamo, non è che sia un giornale poi così progressista, però negli anni 90 avevano proprio un po' un'ossessione per il femminismo. E fa questo, una commentatrice, un editorialista, fa questo editoriale che finisce proprio in copertina in cui dice ma le femministe di oggi di cosa si occupano? Si occupano soltanto di loro stesse. E quindi abbiamo perso la dimensione collettiva, non so, magari questi discorsi vi risuonano, tutto schiacciato sull'individualismo, eccetera, eccetera, che erano le stesse critiche che si facevano alcune femministe negli anni 70, così, sempre per la... cioè non solo il femminismo è tutto uguale, ma anche le critiche al femminismo sono tutte uguali. E quindi lei era stata proprio attaccata perché questa sua attenzione al corpo era giudicata come qualcosa di troppo individualista, quando in realtà insomma, è una critica che si fa un po' fatica a capire quando si legge questo libro, perché è vero, sì, il corpo ha una dimensione assolutamente
chiamiamola privata, chiamiamola individuale, perché il corpo lo abitiamo noi, però la sua continua attenzione, il suo continuo richiamo alle condizioni economiche, certo non è una marxista, però vabbè, non è che serve per forza avere quel tipo di orientamento per fare un discorso sistemico, e il suo continuo richiamo anche a una sorta di destino comune, no? Cioè siamo tutte in questa barca. Questo forse è un po' un limite delle sue narrazioni, perché effettivamente se noi proviamo a leggere questo libro con la lente, ad esempio, delle questioni razziali, secondo me lei prende un po' di cantonate, perché le cose sono ben diverse, no? Perché lì si intersecano altre cose. Però anche questo, come faceva, cioè poteva immaginarlo, ma forse non con gli strumenti che oggi noi abbiamo. Ecco, quindi volevo solo aggiungere questo dettaglio di contestualizzazione storica, cioè questo libro è stato sì un punto di partenza, però è stato anche molto frainteso, perché appunto Naomi Wolf addirittura, pensate, veniva attaccata perché era bella. E quindi in qualche modo questo invalidava le sue teorie, perché dicevano: ma tu sei, lei critica tanto il mito della bellezza, però poi si presenta alle interviste tutta pettinata e truccata. Se fosse stata brutta, probabilmente avrebbero detto: l'hai scritto perché in realtà non riesci. Sì, esatto. Quindi ecco, tra l'altro provando la ragione, no? Perché appunto in fondo questo è un libro che sì, cioè il messaggio di base è: smettiamola di usare l'aspetto estetico per colpire le donne, quindi che sia in un modo o nell'altro, però quello è sempre un po' il punto. Ecco, volevo solo aggiungere questo dato interessante. Chi vuole intervenire, fare una domanda, una riflessione? Sì. Secondo me abbiamo tutti le domande qui dentro, però troppo ghiaccio. Allora, io mi volevo collegare al discorso che faceva Jennifer prima sulla religione della bellezza. Perché mi sto rendendo conto che adesso che ho 44 anni, quindi un po' di anni sono passati da quando ero adolescente, questo mito agisce su di me nello stesso modo. Cioè è veramente un peccato originale, no? Che noi abbiamo impresso su di noi sin da quando siamo piccole e di cui non riusciamo a liberarci se non in maniera limitata. Ieri sono andata dal parrucchiere, semplicemente perché dovevo tagliarmi un po' i capelli, e la parrucchiera, che non è la mia solita, mi dice: però con questa tinta non fatta come fai? Ma l'ho fatta 2 settimane fa, io già sulla difensiva. E ho detto: ma quando la fai? Ho detto: guarda, oggi non ho tempo, magari venerdì, magari sabato. E lei mi fa: e come fai? Vai in giro così fino a sabato? Ecco, questa frase qualche anno fa probabilmente mi avrebbe convinto a fare il tocco del colore. Oggi per fortuna ho resistito e ho risposto, non ho detto: secondo te devo chiudermi in casa fino a sabato? Oppure se uscito qualche isterismo di massa per andare in giro così? Quindi l'ho liquidata così. Però oggi ho gli strumenti per rispondere e anche per farmela passare. Qualche anno fa non ce li avevo, comunque non così ben definiti. Quindi arrivando alla domanda, che più che altro è una riflessione, questo legame molto forte che c'è tra il mito della bellezza e questa connotazione quasi religiosa, no? Del nostro doverci prendere cura, che investe sia le giovani che le persone anziane, quindi quando sei giovane devi prevenire, quando sei anziana devi ritardare. Secondo voi, visto che Naomi Wolf era americana e si rivolgeva ad un pubblico americano, come agisce questo mito in Italia, dove invece la presenza della religione cattolica, che si fonda sul concetto di senso di colpa,
è ingombrantissima sia a livello culturale che sociale che addirittura di agenda politica? Allora, secondo me agisce ancora oggi molto di più. Nel senso che è legata anche appunto a una serie di stereotipi di genere che noi assorbiamo tantissimo. Io ho deciso tanti anni fa di studiavo in un'università pontificia, facevo un percorso lì e studiando antropologia teologica a un certo punto non sapevo niente di femminismo, ma ho proprio lanciato il libro contro il muro e ho detto basta. Perché era talmente pieno di stereotipi sulle donne che pur non avendo studiato quelle cose, perché purtroppo ero già laureata in filosofia, ma non avevo una formazione su laureata in filosofia politica, e però di queste cose non c'era. Oggi se ne parla nei corsi, poi ci sono ancora tanti sospetti, tanti dubbi, però c'è davvero una sensibilità, una consapevolezza generale completamente diversa. Io non sapevo assolutamente niente, ma mi aveva dato un fastidio tremendo e purtroppo è alla base, e non è, cioè non sono testi evangelici, è catechismo, sono tutti testi scritti dopo, che ti danno un'idea di cosa significa essere una donna e come si deve comportare una donna, che mi hanno, credo che sia stato forse una delle prime volte in cui proprio questo fastidio, questo stereotipo l'ho sentito addosso in una maniera fastidiosa. Nel senso che, per esempio, per la mia esperienza, c'è la ragione per cui a me questo argomento interessa molto, ci ho scritto un libro, abbiamo ripubblicato questo, è perché io in realtà non me ne sono accorta per un sacco di tempo. Io vengo da un paese in provincia di Trapani in cui quando si andava, e ci vivevo nel corso principale, si veniva osservati, cioè ti facevano proprio i raggi X, ma io non me ne accorgevo, io andavo in giro in tuta, cioè nel senso che io mi sono accorta di tante cose molto molto dopo, e questo da un lato mi ha aiutato, dall'altro in realtà mi sono resa conto che ho scelto un altro stereotipo, cioè quello per cui certe cose non mi interessano, a me non mi interessano i trucchi, non mi interessano le borse, non mi interessano queste cose femminili. E quindi per questo poi questa cosa per me è diventata un tema, diciamo, perché in ogni caso comunque devi scegliere. E per cui capisco il discorso, nel senso che davvero ci sono un sacco di persone, soprattutto chi vive in quartieri anche romani, in cui non puoi scendere e farti vedere in un certo modo, o in posti di provincia, come la maggior parte delle persone che vive in Italia, c'è questo sguardo addosso che ha molto a che fare col decoro, che è un valore borghese, cioè è qualcosa che veramente ci possiamo togliere di dosso, ma che guida poi il modo in cui ci guardiamo. Ed è veramente estremamente, è davvero estremamente limitante. Mi è capitato ieri o l'altro ieri di vedere una storia di Instagram, una ragazza che seguo con il mio profilo nascosto, in cui seguo le persone che parlano di detersivi, quelle cose così, cioè cose mie, compagne di scuola, cioè ex compagne di scuola. Comunque questa ragazza rispondeva a delle domande e c'è stata una domanda di una ragazza che diceva: io non esco di casa perché non voglio che le persone mi guardino in faccia, cioè mi vergogno talmente tanto, non voglio che mi guardino in faccia, non esco di casa. La risposta di questa ragazza è stata: dobbiamo volerci bene e poi dobbiamo imparare ad amarci, e quindi dai, vogliamoci bene un po' di più. E io capisco che non si può pretendere che una persona che risponde a delle domande su Instagram abbia degli strumenti per dire è un sistema, cioè non è che tutte le persone possono rispondere in quel modo lì, ma è stato agghiacciante per me leggere questa cosa, nel senso che davvero sono tante persone che non escono di casa. Se tu dici a questa persona che deve volersi un po' di bene, le stai anche dando la colpa di questa cosa qui. È tremendo. Quindi è anche questa la ragione per cui queste cose vanno dette. Avevo anche pensato di parlarne, poi ho pensato sì, in qualche modo poi metto alla berlina questa persona che non c'entra, cioè nel senso che capisco che ha risposto sulla base di quello che sa, sulla base anche della propria esperienza, che ha a che fare anche col corpo che ha. Però è stato veramente agghiacciante, nel senso che capita nella vita che ci sono momenti del mese, momenti, periodi della vita in cui ti dà fastidio lo sguardo addosso, anche se il tuo corpo è conforme, anche se non ci sono, non hai delle caratteristiche strane,
però lo senti addosso, perché magari non hai le energie per uscire di casa in modo decoroso. Questa cosa non viene capita, cioè che questa cosa sia una pressione sociale ancora oggi è incomprensibile. Oggi abbiamo gli studi e quindi possiamo dire non sono questioni di lana caprina, però davvero ancora se parli di questa cosa qui la risposta è che stai esagerando e che non sei abbastanza forte. Ed è incredibile, e appunto se da un lato negli Stati Uniti o anche in Italia, nelle grandi città, ma alla fine tutto sommato lo sguardo sta cambiando, quindi che tu sia, vada in giro come ti pare, che sia una persona per esempio non binaria, che non abbia, non risponda a certe caratteristiche di genere, sta diventando una cosa, come dire, per cui non ci si fa più caso come prima, non ci si spaventa. Però la maggior parte delle persone in Italia vive in provincia, vive in posti in cui questa cosa ancora viene vista, ha voglia di dire che i diritti civili non servono a niente. In realtà questa cosa tocca la vita delle persone, quindi come dire, non è per niente una questione marginale. E quindi sì, e poi in fondo ne stiamo parlando. Qui ci sarebbe anche da... come dire, da fare un discorso agli operatori e alle operatrici di bellezza, perché va bene che puoi vendermi anche la tinta, però basta, cioè nel senso davvero è necessario far leva sul senso di colpa quando si vuole vendere qualcosa, e il discrimine è sempre quello, e però sì, si fa ancora leva sul senso di colpa. Io nel mio libro ho raccontato appunto delle occhiaie, il fatto di tutta sta cosa per vendermi, come dire, per cercare di farmi venire il complesso delle occhiaie. Purtroppo ancora funziona molto così, e quindi oltre che parlare di consapevolezza collettiva dobbiamo anche parlare della formazione per esempio degli operatori del settore, perché qui nessuno sta dicendo, tra l'altro Naomi Wolf fa un discorso sulla chirurgia estetica che oggi appare semplicistico anche rispetto agli studi che ci sono, perché è tutto di nuovo anche molto più complesso di così. La chirurgia estetica può essere un grande strumento di liberazione, ma quando si fa, cioè appunto nessuno sta dicendo che bisogna chiudere l'industria della bellezza, non bisogna più vendere niente, però quello su cui fai leva è importante, cambia tutto, e purtroppo a volte per vendere una sessione di tinta per capelli rischi di creare un complesso a lungo termine. Penso che ciascuna di voi si ricordi di qualche frase che è stata detta così giusto per vendervi qualcosa e che poi invece ha fatto partire un meccanismo molto più lungo e difficile da distruggere. E, niente, poi mi arrabbio molto però se continuo. Sì, io non vi racconterò dei miei traumi con i peli, perché qua andiamo su una, però anche quello è un tema, no, di una costruzione di un problema che non c'era prima. Comunque no, volevo solo aggiungere rispetto a questo che Naomi Wolf dedica un intero capitolo alla religione e parla proprio di peccato originale, cioè dice c'è questa colpa che tu, solo perché sei nata donna, devi espiare. Ne abbiamo molte da espiare, lo sappiamo, partorire con dolore, il ciclo mestruale, tutto quanto. Però un'altra cosa che Naomi Wolf dice, che forse non abbiamo effettivamente citato, è che il mito della bellezza è anche funzionale a mettere le donne le une contro le altre, perché fa scattare i meccanismi dell'invidia, della competizione, ma anche della competizione generazionale. Questo è un aspetto che lei spiega molto bene, no? Cioè, perché noi donne non riusciamo a vedere le donne, mentre gli uomini hanno tutti questi sistemi di mentorship, non lo so, di modelli a cui guardare, in cui ci si passa il potere in linea patriarcale, per cui tu sei il mio delfino e tu diventerai, no, me, e quindi tu giovane ragazzo puoi vedere un uomo anziano e dire cavoli, sarò come lui un giorno, e invece la reazione delle donne che guardano le donne anziane è Madonna, spero di non diventare così. Che però cosa serve? Serve a spezzare delle continuità, a non trasmettere un potere che è già di per sé minoritario, e attraverso proprio la bellezza, per cui la donna anziana non è mai stata un modello estetico soprattutto, e quindi si fa di tutto per evitare di diventare come lei.
E quindi il discorso che Naomi Wolf fa è che a questo peccato originale non si può, cioè non c'è via d'uscita, non c'è un momento in cui tu puoi farti crescere la panza e diventare calvo, perché quello non è accettabile in nessun stadio della tua vita, non c'è un momento di tregua dal mito della bellezza. Quindi c'è tutto un, lei fa tante metafore con la religione, anche mostrando come i prodotti di bellezza si dimostrino, cioè cerchino di promettere dei miracoli. E quindi tu, che non hai nessun modo per redimerti, puoi solo sperare nella provvidenza e quindi nella crema magica che ti scioglie la pancia, visto che citavamo Barnamarchi, o che ti cancella le rughe in 24 ore. Ecco, e noi continuiamo, no? Nonostante tutti i discorsi che facciamo, no? Sull'amare se stessi, che secondo me sono discorsi molto pericolosi e insidiosi, però in fondo una parte di noi cerca quel tipo di rapida soluzione miracolosa, cioè, ma anche io, ma credo anche Maura, penso tutte noi, cioè alla fine il discorso è più un discorso di presa di consapevolezza di questo mito e anche di un messaggio di essere un po' più, come dire, comprensive nei confronti anche delle altre donne che sono tanto quanto noi, appunto, vittime di questo inganno religioso. Poi sulle differenze Stati Uniti-Italia non ti so rispondere. Lei attribuisce il successo della Chiesa della bellezza al fatto che il potere religioso è venuto meno. Non lo so, questo forse è un azzardo un po' che poi direi che, visto quanto è diventata potente la religione negli Stati Uniti, magari non... E quindi, vabbè, era solo per dirti che effettivamente hai anticipato un grosso tema, uno dei capitoli più importanti di questo libro. Grazie, spero di non emozionarmi troppo. E io non ho letto il libro, quindi lo prenderò stasera, però ho sentito parlare, diciamo, a tratti, a spezzoni, e volevo sia portare una breve esperienza, sia fatto una domanda. Una breve esperienza è che, per esempio, io ho una mia sorella gemella che ha 27 anni, quindi 5 anni fa, ed è stato diagnosticato un tumore all'utero che ha dovuto asportare. Quindi è andata in menopausa precoce all'età di 27 anni. E quotidianamente viviamo, siamo vittime, quando andiamo in giro, no? Di un corpo, il mio, che probabilmente è quello performante, e il corpo il suo, che è il corpo che viene definito anche in modo orribile, secondo me, bufalino, di una donna in menopausa. Quindi siamo vittime di domande tipo: ah, ma tu non mangi e lei mangia troppo? Oppure: ah, ma tu non ti chiudi la bocca perché sei così grassa? Perché ovviamente, essendo in menopausa, ho preso più chili, ha molta più cellulite, tante cose sono cambiate, immaginiamoci a 30 anni, no? E questa cosa purtroppo la viviamo tutti i giorni, quindi stiamo sempre a giustificarci proprio per il nostro corpo. E oltre ad essere doloroso, cioè oltre a vivere il dolore di una patologia così grave, a 30 anni viviamo uno stigma quotidiano, io da una parte e lei dall'altro. E tralasciando i risvolti psicologici, anche su di me, che ovviamente, essendo anche la gemella, diciamo, vivo il senso di colpa, che questa cosa non sia capitata a me, il senso di colpa di avere questo corpo, mi chiedevo cosa possiamo fare anche nel nostro piccolo, perché per esempio abbiamo i social, delle piccole community, no? Io per esempio parlo molto di libri e di diritti, lei parla del diritto all'oblio oncologico e di tutto quello che gli è successo, e pensavo come possiamo avvicinare le persone che ci seguono a questi temi, per rompere lo stigma, per fare in modo che il nostro corpo non sia sempre solo soggetto a tutto questo. Al di là di non avere la premura e la sensibilità di capire che l'altro magari ha avuto un problema, no? Quindi c'è, cioè, non solo il femminismo, ma proprio come persone, che strumenti possiamo utilizzare per fare in modo che l'altro non abbia più questi pensieri sul nostro corpo. Allora, le domande su come si fanno le cose mi mettono sempre in grande difficoltà. Però, oltre a ringraziarti, insomma, per la tua condivisione di una storia che forse è un po' paradigmatica, cioè molto significativa anche di certe dinamiche, però io ti dico a livello personale, Jennifer, io nel momento in cui ho smesso di
giudicare le altre donne, di commentare le altre donne. Io ho vissuto una grandissima liberazione perché ho avuto, poi non è, come dire, seguita da dei riscontri reali, però io ho avuto l'impressione che nel momento in cui ho smesso di farlo io, hanno smesso di farlo anche le altre persone. Io vedo, nel senso, io ho un po' di persone che mi seguono e mi leggono, però ad esempio io ho visto nella mia famiglia, magari non so, mia mamma, mia sorella, mio papà, che nel momento in cui io ho cercato di sensibilizzarli su questa cosa, no? Del non fare più certi commenti, magari non so, in televisione sulla presentatrice che magari è un po' ingrassata o che è vestita male, eccetera, ho visto che nel momento in cui ho detto ma perché devi dire questa cosa, no? Cioè, ma anche se la pensi, sei libera di pensarla, pazienza, però tienila per te, no? Non fanno un argomento di dibattito, perché il punto è questo, cioè nel momento in cui si fanno questo tipo di giudizi, non voglio dire politicizza, però cioè, si fa un argomento di discussione di qualcosa che non è un argomento di discussione e quindi cercare un po' di togliersi questa abitudine, perché in fondo è un'abitudine, no? Cioè noi siamo cresciute con i programmi televisivi, dei makeover in cui delle donne venivano insultate perché magari con quattro figli non avevano il tempo di farsi la tinta regolarmente, no? È ovvio che noi cresciamo in questo ambiente e siamo tutti e tutte condizionati da quello che ci circonda. Però secondo me c'è cioè già partire da se stesse e smettere di fare questo tipo di commenti è già una grandissima liberazione personale. Nel momento in cui tu riesci a far capire a un'altra persona che c'è questo premio bellissimo per chi si impegna in questo senso, che è questo sollievo che si prova, allora forse magari si può insomma, cambiare qualcosa. Poi io ormai sono, cioè ormai io sembro che ho 80 anni e parlo dall'alto della Abbiamo mia. scoperto che nel 91 non eri ancora nata. E so che questo trauma, no, però diciamo, adesso non mi ricordo più cosa volevo dire. La tua età. Esatto. Vabbè, comunque il senso di quello che volevo dire c'è stato, ecco. Ah, ecco, mi è venuto in mente, ok, perché era importante. No, cioè un altro momento di consapevolezza e illuminazione è quello di essere anche un po' indulgenti rispetto ai risultati che si ottengono. Cioè anche nell'essere femminista questo è un grande insegnamento, no? Cioè avere l'umiltà di capire che tu puoi pensare di cambiare il mondo e essere convinta di essere in grado di cambiare il mondo, però non rimanere deluse perché, come lo scioglipancia di Vanna Marchi, non puoi cambiare il mondo in 24 ore. Quindi anche il piccolo risultato, la persona che magari ti dice: ah, pensa, io, cioè, guardando, ascoltandoti, ho smesso di fare questa cosa, oppure ho imparato quest'altra cosa. Cioè, per me quello è già un risultato straordinario. Quindi il come fare piccoli passi, poi se si fanno tutti insieme, tutte insieme, allora sono tanti i passi e le cose cominciano a essere più a cambiare, insomma, più in fretta di quanto pensiamo. Come la società in qualche modo ha subito, secondo voi, questa involuzione, diciamo così? Grazie. La rivoluzione industriale, sempre lì il problema. Ma sì, credo che è cambiato veramente qualcosa a livello di indagine. Ora, non è che prima non esistesse il mito della bellezza,
E infatti lei parla della sua forma moderna, quindi in realtà certi stereotipi anche nella società greca antica rispetto alle donne erano molto forti, soprattutto alle donne, quindi anche cose che le donne dovevano fare, quindi ci sono stati, e molto spesso anche i grandi padri della Chiesa che parlavano di bellezza come qualcosa di trascendente, poi molto spesso parlavano delle misure che doveva avere il corpo femminile. Quindi non è del tutto una cosa nuova, però qualcosa è accaduto nel modo di pensare alla bellezza, e io credo che abbia davvero molto a che fare con quello che è accaduto in generale nella società, quindi uno sguardo che è diventato molto più ordinario sulle cose, ed è un po' quello che Byung-Chul dice di Jeff Koons. Ho visto che c'è anche il libro, non so se la direttrice sarà d'accordo, ma questa idea di levigatezza. Quindi è come se in qualche modo avessimo perso la società in cui viviamo, è una società addomesticata, in cui il bello deve essere comodo, deve essere di contorno, quindi anche il corpo deve essere di contorno, non deve disturbare, non deve essere non conforme. Quindi tutto il carattere invece di scuotimento, di spavento della bellezza, come ci è stata raccontata per esempio nella storia della filosofia, sembra improvvisamente sparito. Quindi questa dimensione addomesticata è una dimensione in cui tutto quello che mette a rischio l'ordine sociale deve rientrare in delle misure molto, come dire, delle misure precise. Quindi la bellezza è qualcosa di appunto levigato, morbido, che deve semplicemente decorare e non scuotere. Credo che sia estremamente legato alla paura che qualcosa metta in crisi l'ordine sociale, perché viviamo in un sistema in cui niente può essere incrinato, in cui in ogni caso, e credo che sia soprattutto un sistema economico, in cui in ogni caso puoi fare delle cose bellissime purché rientrino in un modello neoliberista. Io credo che poi alla fine il problema molto spesso sia questo, il fatto che poi questa cosa viene fatta sulla pelle delle persone, sulla vita delle persone, e addomestica anche la possibilità, per esempio, di espressione artistica, di qualcosa che possa scuotere. È la ragione per cui gesti radicali che sono sempre stati fatti, che hanno fatto le suffragette per il diritto di voto, che sono stati fatti moltissime volte nella storia, oggi sembrano solo stupidi. Perché non percepiamo neanche più il gesto radicale come gesto estetico. La bellezza è qualcosa che non nuoce. Invece dovremmo recuperare l'idea di una bellezza che scuote, distrugge, anche perché ha molto a che fare col modo in cui anche il corpo femminile è stato raccontato nell'epoca pre-giudaico-cristiana. Lilith distruggeva, Inanna distruggeva, cioè queste creature, le sirene, altro che sirene bianche, le sirene erano mostri, le sirene erano delle creature distruttive. Ecco, abbiamo addomesticato tutto, quindi il mostro marino è diventato Ariel della sirenetta, deve essere bianca con i capelli rossi, e tutto il resto è critico, ci spaventa, ci scuote. Ecco, secondo me è molto legato a questo. Ci siamo molto addomesticati, ed è la ragione per cui quando poi metti in crisi l'idea di decoro, per esempio, vedi che si alzano, come dire, che questo crea un fastidio enorme. Non so se ti ho risposto, però insomma, secondo me la questione sta tutta qui. Dovremmo credere di essere, come dire, almeno crederci che possiamo compiere degli atti rivoluzionari, però dobbiamo uscire da qui, perché altrimenti ci chiudono dentro. Va bene, io ringrazio tutti.